siamo in vista. L'inaugurazione. Sono venuto volentieri a vedere la trincea. Scriva, alle 6 in punto ha avuto luogo l'inaugurazione. Dio sia lodato e benedetto. Eccoci qua. Sì, bell'affare. Ora fai il martire. È l'ultima volta. L'ultima volta, ci puoi contare. Anche per me. Scommettici quello che vuoi. Ma perché? Dimmi perché. Dimmi solo perché il Signore mi ha punito così. Proprio a me doveva dare te come castigo. Giusto a me che devo fare questa vita. Perché non ad un altro? Ho sfacchinato fino a notte fonde. È tutto per te. Tu mi ammazzi con la tua beneficenza, con i tuoi comitati e sottocomitati assistenziali, le tue sottoscrizioni, che so io, e i concerti, e i salotti di cucito, e le sedute, dove si sta sempre in piedi, e ogni giorno ospedali, Dio, Dio, che vita! Cosa? Cosa vuoi ancora da me? Non ne hai ancora abbastanza? Io non sto bene. Io non sto bene! Perché alzi la voce con me? Sarei io che ti costringo? Sei tu che costringi me? Mi avessi lasciata un solo giorno tranquilla? Io non ho forse dovuto aiutarti? Su e giù per le scale, finché quelli hanno detto ci lascerà una buona volta in pace quello lì, e tu sei diventato vicepresidente. Credi che abbiano bisogno di te? A me lo devi. Se non gli fossi stata sempre dietro a Exner, Dio, quanto ho dovuto spingere. Ora te lo dico, cosa sei tu? Un idealista sei, se credi che in qualche altro modo saresti diventato quello che sei. E per che cosa? Per la tua bella faccia? Per il tuo saper fare? Tanto perché tu lo sappia, la tua carriera la devi tutta a me, a me, a me, a me. Liarzi che è morto, oggi potresti essere al suo posto, potresti essere dovunque, ma tu sei un incapace! Ecco cosa sei! Io spingo e tu non ti muovi. Volere vorresti, ma non hai la grinta. Liarzi che è morto, oggi potresti essere al suo posto, potresti essere dovunque, ma tu sei un incapace! Ecco cosa sei! Io spingo e tu non ti muovi, volere vorresti, ma non hai la grinta per nulla! Per l'amor di Dio! Ti prego! Nella mia posizione già rischio abbastanza. Me ne infischio della tua posizione se non facciamo neanche un passo avanti, perché sono corsa io, tu hai una posizione, ho galoppato io e ho galoppato per me, forse ho girato per me, rispondimi. Forse che no. Smettila, non ti posso vedere. Menti sapendo di mentire. Signore, come smaniavi. Se oggi non andavo di qua, domani di là. Mi hai fatto correre. Ne ho passate. Non sapevo più se c'era una riunione della Bertol o un tè dalla Wienert. La giornata dei fiori credevo che fosse per le madrine di guerra e non per i profughi. E c'era la prima di Korngold, e poi sempre funerali, balli delle corse, il guerriero, lo scudo. Quando hanno inventato il calice di guerra, ti sei subito agitato. Ti conosco bene, ma non ti avevo mai visto così. Hai voluto essere presente a tutti i costi. Io te l'ho detto, lasciami fuori.
Rimano, mi ci hai cacciata a forza, mi hai letteralmente spinto ai te, ai comitati, mi hai dato il tormento per la loro e il nostro eroi, e sono corsa di qua, sono corsa di là, non c'era altro che opere assistenziali a beneficio di questo e di quest'altro. A beneficio di chi? Domando e dico, se non tuo... Certo, non mio! Oh, mi ricorderò di quest'oggi! Signore, ti trascini da un ospedale all'altro e che ci guadagni? Che ci guadagni dell'ingratitudine? Piantala! Per l'amor di Dio! A sentirti parlare... ci si farebbe una bella idea del tuo altruismo. C'è da farsi venire un travaso di bile. Sei tu che lo fai venire a me? È colpa mia se oggi neanche ti hanno visto? Posso giurarlo? Ho parlato col delegato. Gli ho detto di darsi da fare per metterci in prima fila, dato che la volta scorsa abbiamo avuto scarogna. All'ultimo momento gli ho dato uno spintone. Lui sa che ho dell'influenza su Hirsch, che è da molto che non fa il suo nome. Ho fatto il possibile! E la tua rabbia la vuoi sfogare con me? Che ci posso fare io se all'ultimo momento Angelo Eisner ci si è piazzato davanti con la sua mole che copre tutto? Sei sfortunato perché è più grosso e io ci vado di mezzo. A me fai dei rimproveri, ma io... Lo sai tu cosa sei? Lo sai cosa sei? Io? Una barda. Valgo troppo per un uomo come te? Povero! Incapace! Ehi tu! Non mi provocare! Non mi provocare! Non rispondo più di me! Non rispondo più di me! Mi farai fare uno sproposito! Cosa? Cosa vuoi ancora da me? Schifezza che non sei altro. Di te non parli? La tua ambizione mi porterà alla tomba. Se avessi dei figli avresti qualcosa da fare. Guarda, oh, guarda, ho messo i capelli bianchi per te. Sono stato dal dottor Oxinger. Il cuore non è più a posto... per colpa tua. Adesso ti dirò la verità, perché non sei arrivata ad essere Flora Duke. Oh! Solo per i tuoi cappelli una fortuna avrei dovuto. Flora Duke? Mi metti tu? Hai questo coraggio a mescolarmi Flora con la Duke? Io una nata barda. Ma tu lo sai cosa sei? Un arrampicatore, ecco cosa sei, vieni dalla feccia! Giallo dalla smania di arrivare! Nero se per una volta non fanno il tuo nome, se pensi ad Eisner, ti rivolti nel sonno! Ah! È colpa mia se lui è nobile! Vada a Fürstenberg, fatti adottare! Cosa ti ho fatto? Vieni qui, guarda, ragioniamo un momento! Che cosa mi tocca sopportare? Che vita è questa? Che vita è questa? Sempre dietro agli altri, dover dipendere da Hirsch, all'ultimo ballo delle morse, ballo delle corse. Non ci hanno neppure osservato, la Windeburg l'ha osservato e ha fatto le sue osservazioni. E oggi, che vergogna, la gente chiacchiera, io sono finito. Spizzi rideva. Piattala con Spizzi! Spizzi ha fatto strada solo per via della guerra. Prima non si era mai letto il suo nome e adesso, ogni giorno, da tutte le parti ti viene la nausea di Spizzi. Spizzi spinge per avere la medaglia d'oro. In quanto ad Eisner lo vedrai, è capace un giorno di arrivare in alto e di farcela. Io, in quanto a me, ho deciso, aspetto soltanto la prossima volta. Lui, non dirlo però, si è lasciata sfuggire un'osservazione sprezzante su Hirsch. Per l'amor di Dio, sta buono! Non ti mischiare! Anch'io lo potrei fare, ma mi trattengo.
Sigmund, stammi a sentire. Sai una cosa? Non essere nervoso, tu sei esaurito. Ti dico che ce la faremo! Tirati su! Scommetti che venerdì ci si presenta un'occasione mai vista! La refezione, sai, per i nostri prigionieri nella Siberia orientale! Oppure, mi senti? Ancora meglio, sabato, quella per i soldati tedeschi! Tutto si decide adesso! E ne startene un'altra volta lì come un muto! Mi senti? Loro aspettano! Solo che tu apra la bocca! Ti giuro, non so spiegartelo, ma ho una certa sensazione che siamo in lista! Credi davvero? Sarebbe... ci siamo tormentati abbastanza! Cosa te lo fa credere? Oggi stesso ho avuto la sensazione che non ci vorrà ancora molto! Quando c'è stato, sai, tutto quel chiasso e loro sono andati di là... dal soldato morente, sì, quello che smaniava perché credeva che di sotto ci fosse sua madre. Sai, la madre non l'hanno fatta salire perché è proibito dal regolamento. Hirsch ha detto che sarebbe sopravvissuto negli annali, che lui l'avrebbe segnalato. Beh, è stato allora che ho avuto la sensazione. Ho dato un'occhiata in giro e ho visto chiaramente che la dama di corte guardava in qua. Tutti, ti dico tutti, ci segnavano a dito. Basta che tu non faccia di nuovo il modesto, soprattutto ora. Fatti coraggio. Sì, uomo, tener duro. Bisogna. La giornata è passata troppo in fretta. Oggi non ero in forma. Qualcosa non andava, me ne sono accorto subito. Fin dall'inizio ho notato che non ci avevano notato. Alla fine... quando ci avevano notato, ero distratto, non l'ho più notato. Il cuore, ti dico. Il dottor Oxinger dice assolutamente riguardarsi. Riposo, dice. E ancora riposo. Ma come si fa, Dio mio? Dimmi come andate a parlare. Dire che siamo in pace, ma la guerra è la guerra. Quasi con orgoglio che suo figlio... è caduto da eroe. Guardi ad esempio qui, sulla Neue Freie Presse di oggi. Vedo, ma sfogli qualche pagina più indietro. Ecco, lì, il capo dello Stato Maggiore, Konrad von Ötzendorf, ringrazia il borgomastro per le sue condoglianze in occasione del crudele colpo del Falk.